collegare il modem alla rete è semplicissimo, basta inserire il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Possiamo anche già pensare di accenderlo. Basta semplicemente collegare il cavo del telefono che abbiamo avuto in confezione. Io in questo caso userò quello mio che già avevo in dotazione, anche perché funziona bene e ho già fatto dei test. Se non vi dovesse funzionare, cambiatelo. E all'occorrenza il modem è già pronto, però potrei anche inserire il cavo di collegamento che vi permette di attaccare l'Orbi al mio modem, in modo tale da non dover cambiare la configurazione di rete. Io non lo attacco, anche perché in questo momento vorrei testare lo Zycel. Se poi giro il modem e lo accendo, ecco qua che incomincia la fase di accensione di questo modem. Ma vediamo un attimo come si comporta questo modem. Allora, innanzitutto assicuriamoci di trovarci all'interno collegati alla sua SID, che è Home & Life Super Wi-Fi 9589. Dopodiché basta entrare nel modem con il solito sistema. Se avete Windows, digitate bconfig e tenete nota di quello che è l'indirizzo IP del gateway, altrimenti con Mac basta fare Alt Wi-Fi e scoprire che il router ha un indirizzo che è 192.168.1.1. Quindi si inserisce 192.168.1.1. Attenzione, se lo inserite normalmente lui non entra all'interno della GUI, perché per poter accedere bisogna inserire https://// in anticipo. Qui troveremo adesso un errore che il modem mi dà, perché sostanzialmente lui ha una connessione protetta a livello di Wi-Fi con dei certificati. Come notate, in realtà io sono collegato a questo sistema, ma lui non mi fa accedere. Non è un difetto, chiariamoci, è semplicemente una precauzione che lui, il modem, usa affinché si possano scongiurare accessi non desiderati. Come vedete, riprovandoci ci va tranquillamente. Sto in Wi-Fi, quindi admin, la password di sistema, e sono entrato, come vedete, nella GUI del modem. Cosa mi permette di fare? Beh, sostanzialmente su per giù tutto quanto quello che mi permetteva di fare anche lo Zycel 8823, che è un modem router che ho già testato e verificato. Principalmente posso andare in connessione di rete e stabilire la mia nuova connessione di rete. Io ho aggiunto, oltre a quelle di Infostrada, quindi di Win3, ho aggiunto anche quella di Fastweb. Queste sono le modifiche, le impostazioni che ho dovuto inserire, ve le scorro lentamente, così come possiate inserirle anche voi. Ho inserito i DNS secondari e primari di Google e ho confermato il fatto che questo debba essere il gateway predefinito. Le altre impostazioni le ho lasciate di default. Ecco, è stato facile, perché sostanzialmente nel momento in cui ho creato una connessione mi è bastato semplicemente dargli un nome e lasciare tutte quante le impostazioni già che erano quelle di default. Ho dovuto soltanto inserire, ripeto, il gateway predefinito e basta. Dopodiché il modem, dopo un riavvio, si è immediatamente connesso. In questa sezione posso stabilire anche quale possa essere, se ci possa essere un backup su rete mobile. In questo caso basta procurarsi un pendrive, o meglio una di quelle chiavette USB che mi permettono anche di inserirci dentro una SIM, inserire una SIM, inserirla nel foro, nella porta USB 3.0. questa potrebbe diventare il backup nel momento in cui la connessione non dovesse funzionare. Lui automaticamente andrebbe in backup. Allora, cos'altro si può fare? Da impostazioni di rete c'è il wireless. Come notate, il wireless ha un principio di difficoltà, cioè non si riescono a separare le bande, perché è impostato in ghost il tentativo di, cioè l'impostazione di definire un diverso nome e utente e una stessa password per le reti 2,4 a 5 GHz. Vedremo poi come superare questo piccolo ostacolo. Ho la possibilità fondamentalmente di inserire un SID e ho la possibilità anche di inserire una password qui giù.
lo posso generare automaticamente. Io ho impostato test Francesco, che è una password che chiaramente è provvisoria. Cos'altro posso fare qui dentro? Posso andare nelle reti ospiti e impostare addirittura fino ad altre reti ospiti, non una, ma addirittura di più. O posso avere l'autenticazione tramite MAC address. In questo caso ho la possibilità di poter avere dispositivi che si collegano ad internet grazie al fatto che vengono riconosciuti oppure vengono bloccati, nega e permetti, grazie a un MAC address che io inserisco all'interno di questa GUI. Ancora, posso abilitare o disabilitare il VPS, dovrebbe essere disabilitato se a voi non serve. E veramente qui ci sono tantissime impostazioni. Io vorrei farvi vedere lo stato del canale, scansione, in modo tale da poter scegliere un canale Wi-Fi che possa essere il più libero possibile per la banda che sto utilizzando, per la frequenza. Ecco, in questo momento sono nel numero 3, se volessi avere più banda potrei andare verso il 12, il 13, il 7, il 10. Io consiglio sempre di utilizzare comunque gli ultimi. Se invece desiderassi poter sdoppiare le reti Wi-Fi in modo tale da essere io a scegliere su quale rete possa poter andare, basta fare abilita, o meglio disabilita, la rete mesh e applicare l'impostazione. Una volta fatto questo, posso tranquillamente ritornare nella sezione del wireless e, come vedete, è comparso il segno di spunta che mi permette a questo punto di avere due reti. Per esempio la 2,4 la chiamerei così, Home and Life 2,4, in modo tale da potermi ricordare che questa è appunto la rete a 2,4 GHz, e salvare l'impostazione, quindi applica. Dopodiché potrei fare la stessa operazione sulla rete a 5 GHz. Aspettiamo che termini il caricamento. Posso fare, dicevo, la stessa operazione anche sulla 5 GHz. Sposto il menu a tendina, lui carica la 5 GHz, la chiamo questa qua Home and Life 5 GHz, in modo tale che in questo momento riesco a separare le reti. Cosa significa in soldoni separare le reti? Avere la possibilità di non far scegliere allo Zeiss l'8825 su quale rete io debba trovarsi. Ecco, come vedete, trovarmi. Ecco, ma mi dà la possibilità di scegliere la mia. Ecco, come vedete, sta perdendo il collegamento perché dovrei agganciarmi adesso non all'Orbi, che non c'entra niente, ma all'Home and Life, che tra poco comparirà in una duplice veste. Ecco, come vedete, ho fatto l'accesso, adesso ho la Super Wi-Fi a 2,4 e la Home and Life a 5. Ovviamente sono state delle scelte che ho fatto io in questo momento, avrei potuto inserire qualsiasi tipo di nome. Come notate, ho inserito anche la stessa password per tutti e due gli accessi, quindi se io volessi switchare e andare in Home and Life a 5 potrei farlo. Continuando nel percorso, dicevo, posso vedere quali sono le altre impostazioni. Allora, le wireless le abbiamo già viste poc'anzi, abbiamo visto come è possibile separare le reti. Adesso vediamo cosa è possibile fare. Rete locale LAN, il fatto che si acceda tramite questo IP è IP 192.168.1.1 che io ho potuto usare, è possibile per il fatto che questo IP si trova qui in questa schermata. Quindi io, volendo, se avessi tutta una rete Wi-Fi che proviene da un Fritzbox e volessi mantenere tutte quante le impostazioni, potrei per esempio connettermi a questo indirizzo, potrei, o meglio non connettermi, impostare il modem in modo che esca come gateway con questo indirizzo. Ovviamente è una cosa che in questo momento non desidero fare. Cancella. Ho la possibilità di impostare veramente tantissime altre impostazioni che sicuramente non sono neanche alla portata di un utente medio. Qui c'è la possibilità di aprire il root, qui c'è la possibilità del QoS, cioè di dare la priorità a uno o più dispositivi Wi-Fi rispetto ad altri. One Connect non ho capito a cosa serve, posso abilitarlo o disabilitarlo, lui dice che è in grado di migliorare l'esperienza
e il possibile di utilizzo possibile attraverso l'eliminazione di eventuali problemi nel collegamento dei dispositivi al modem. Sinceramente non so come funzioni, potrebbe essere una features in esclusiva per quanto concerne invece lo Zycel. Molto importante è la sicurezza. A livello di firewall, io per poter avere accesso al sistema Wi-Fi ho dovuto abbassare la priorità. Allora, che cosa è successo? All'inizio questo modem non si collegava via Wi-Fi alla GUI e si collegava soltanto attraverso il cavo di LAN. Ho dovuto collegarmi col cavo, abbassare la priorità per poter avere la possibilità di potermi collegare in Wi-Fi e farvi vedere in questo momento questo video. Cos'altro è possibile fare? Beh, qui dentro ci stanno la telefonia, quindi è possibile avere gli account che sono di Infostrada, come notate. Qui dentro ci dovrebbe essere il nome utente, la password e l'abilitazione affinché si possa abilitare questa linea. Qui c'è la funzione per abilitare o disabilitare le chiamate in attesa oppure rifiutarle dopo un determinato timeout. Qui c'è anche la possibilità di avere il non disturbare e di attivare o disattivare o di sbloccare le chiamate che arrivano da numeri anonimi. Chiaramente questa opzione va replicata per entrambe le reti telefoniche. Inoltre, cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto la manutenzione. La manutenzione ci permette di guardare un attimino il sistema, come deve essere la rete. L'account utente di admin con la possibilità di cambiare qui dentro anche la password di amministratore per amministrare questa GUI. La abilitazione di una gestione remota. Questo modem ha un protocollo particolare che vi lascio qui adesso in sovrimpressione perché non lo ricordo a memoria, comincia con la T, per poter essere gestito da remoto. Ho la possibilità di aggiornare il firmware, però mi devo procurare in questo caso anche le impostazioni, il file dettagliato con la versione del firmware. Non ho la possibilità di connettermi via OTA oppure, scusatemi, online e di poter fare questa operazione. Ho la possibilità di salvare tutte quante le mie configurazioni e di ripristinarle grazie alla funzione salvataggio di backup e ripristino appunto di ripristino. Qui la possibilità inoltre di eliminare tutte quante le modifiche che ho fatto e ritornare ai dati di fabbrica. Diagnostica, ho la possibilità di effettuare ping tracer. Vediamo un attimino, se faccio google.it potrei avere i risultati del ping, che equivale a fare ping www.google.it, perfetto, oppure il traceroute che mi porta da Google, da questo computer a google.it. Ovviamente, se non sapete cosa sono il ping e il traceroute, vi lascio un link all'interno della descrizione, mi sa che vi compare pure qui sopra sulle schede che stanno in alto. Cos'altro si può fare? È possibile riavviare il dispositivo, basta semplicemente pigiare su riavvia. Attenzione, ho dimenticato una cosa molto importante, devo restituire il modem, l'ho ampiamente personalizzato, quindi adesso devo resettarlo. Come si fa questa operazione? Ok, si agisce nella parte posteriore del modem, il mitico stuzzicadenti e si preme il forellino per 15 secondi. Io lo premo da questa parte in modo tale da farvi vedere anche lo stato dei LED del modem. Lo sto premendo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, come vedete, nel momento in cui ha smesso di lampeggiare il modem e si è spento, ho estratto lo stuzzicadenti e adesso verrà ripristinato alle opzioni di fabbrica. Quindi si riavvierà e sarà pronto per essere restituito a chi gentilmente me lo ha prestato. Bene, un po' di considerazioni su questo modem. Fa la sua parte, lo potrò provare per poco tempo perché devo restituirlo a un amico che gentilmente me l'ha prestato.
quindi non vi potrò portare un'esperienza d'uso, quindi vi posso dare quelle che sono le mie prime impressioni. Allora, innanzitutto, una volta configurato il modem funziona che una meraviglia. Io lo sto provando, sinceramente non ha grossi problemi per quanto concerne la portata del wifi, anche perché quello è ciò che interessa principalmente. Le sue 7 antenne fanno il loro dovere a meraviglia. Ho ritenuto opportuno separare le reti perché ho sempre la mia volontà, è sempre quella di poter decidere in autonomia i miei dispositivi a quale rete possano agganciarsi, in modo tale da trarne sempre il maggior profitto in ogni circostanza. Poi ho riscontrato due o tre pecche. La prima impostazione, se uno cerca di entrare all'interno della GUI del modem attraverso il wifi, ottiene dei blocchi, ottiene dei certificati che bisogna autenticare e che nella maggior parte dei casi non si riesce ad autenticare. E per poter scavalcare questo problema ho dovuto collegarmi attraverso la GUI del modem con questo cavetto, o meglio con questo adattatore che trasforma una porta USB 3.0, notate che è, se riesce a metterla a fuoco dovrebbe essere al suo interno arancione, e trasporta fino a un gigabit di dati. Ho dovuto inserire questo adattatore per poter permettere al mio Mac di entrare all'interno della GUI del modem. Oddio, non tutti hanno bisogno di entrare nella GUI del modem, quindi questo è un difetto che io trovo soltanto perché ho dovuto impostare reimpostare questo modem con Fastweb. Normalmente penso che un cliente Win3 abbia già tutte quante le impostazioni dentro, quindi non abbia grossi motivi di entrare nella GUI del modem. Ecco, però questo aspetto mi ha un pochettino infastidito, anche perché se non avessi avuto quell'adattatore avrei avuto seri problemi ad entrarci dentro. Lo stesso problema l'ho riscontrato non solo col mio Mac, ma l'ho riscontrato anche con l'iPad e con un telefonino Android che posseggo. Mentre per quanto concerne i PC Windows ce ne ho uno, ma funziona soltanto con scheda di rete e di conseguenza non ho potuto provare questo problema anche con non ho potuto sperimentare questo problema col wifi. Vabbè, superata questa piccola fase di impasse, io devo dire che questo modem si comporta decisamente bene, può essere anche un ottimo acquisto, anche perché come vedete io lo sto utilizzando su rete Fastweb e funziona che è una meraviglia, cioè si imposta in una maniera semplicissima. Allora, se questo video ti è piaciuto, chiaramente fatemelo sapere con un like. Io vi ringrazio per avermi visto anche oggi. Guardatevi i video che vi ho postato qui sotto e sostenete anche il mio canale. Ciao, buon weekend!